Eccoci, benvenuti in questo nuovo video, un video un po' diverso dal solito. Questa volta parleremo di un argomento che di solito non trattiamo, cioè l'astrofotografia. Per farlo, ovviamente, abbiamo chiesto aiuto. Noi di solito, se seguite le nostre live, lo sapete, trattiamo più l'osservazione visuale del cielo, quello che potete vedere direttamente con i vostri occhi o con i vostri occhi al telescopio, ma in molti ci avete inondato di domande rispetto all'astrofotografia, un po' perché c'è la voglia magari di avere una cartolina personalizzata del cielo stellato, oppure per alcuni oggetti effettivamente quello che si può catturare con dei strumenti fotografici è decisamente più bello, più ricco di dettagli rispetto a quello che si vede direttamente visualmente. Per farlo però abbiamo chiesto aiuto perché noi non ci occupiamo abitualmente di astrofotografia, abbiamo lanciato un SOS e ci ha risposto Mario Falbo di AstroPic. Trovate il suo canale su YouTube, ci sono un sacco di approfondimenti, quindi oltre a questa piccola infarinatura che cercheremo di fare con questo video, avrete modo poi di andare più avanti e di percorrere al meglio questa strada. Una strada, quella che vi porta verso le foto astronomiche, che diciamo non è proprio in discesa, c'è una curva di apprendimento non ripidissima, per fortuna ormai ci sono molte guide, molte persone che ne parlano online, tra cui appunto Mario, ma sicuramente non si ci improvvisa astrofotografi da un giorno all'altro. Tra le tante domande che ci avete fatto, ne abbiamo selezionato 10 e le abbiamo poste appunto a Mario, in modo da poter cominciare ad avere le prime basi per entrare in questo mondo e per provare ad approcciare l'astrofotografia. 5 domande saranno pubblicate qua su questo video, le altre 5 invece sul canale di Mario AstroPic. Quindi abbiamo modo di iniziare questa nuova avventura provando non solo a osservare il cielo, ma anche a catturare le immagini che osserviamo. Bene Mario, cominciamo con la prima domanda. Qual è la strumentazione minima per iniziare? Non vogliamo scoraggiare nessuno, quindi un setup molto basilare per cominciare a fare intanto qualche foto del cielo stellato. Eccoci qua, un enorme saluto alla community di Sideralmente e un enorme grazie a Nicolò per questa collaborazione. Allora andiamo subito alla domanda numero 1. Qual è l'attrezzatura, il minimo indispensabile, diciamo, per poter iniziare a scattare, per poter iniziare a praticare astrofotografia? Ecco, l'attrezzatura minima, diciamo più semplice e anche più accessibile da poter utilizzare, è praticamente composta da un treppiede statico, quindi un treppiede normalissimo e uno smartphone. Ecco, in questo caso non si tratta al 100% di astrofotografia, ma questo tipo di setup ci permetterà di realizzare i nostri primi scatti molto molto suggestivi. Mi vengono in mente tantissimi scatti davvero fantastici che ho beccato sul web, realizzati proprio con un treppiede, uno smartphone e un metodo per poter scattare le foto da remoto, che ci faccia gestire tutto da remoto. Questo perché per non trasmettere le nostre vibrazioni, che altrimenti premendo un tasto, anche con la semplice pressione del nostro dito, andremo a trasmettere delle micro vibrazioni al nostro setup, e quindi poi le stelle all'interno della nostra immagine uscirebbero terribilmente mosse. E stavo dicendo, ho visto delle fantastiche immagini appunto della Via Lattea realizzate con un semplicissimo smartphone e qualche applicazione che ci permetta di gestire tutto quanto in manuale, la fotocamera del nostro smartphone in manuale. Ovviamente, se avete anche dei corpi macchina, quindi delle reflex, lasciate stare lo smartphone, iniziate direttamente da treppiede, reflex e intervallometro. Cos'è l'intervallometro? È sempre questo un telecomandino, insomma, che si collega alla nostra reflex e ci permette di scattare senza toccare effettivamente il nostro corpo macchina, quindi senza trasmettere quelle fastidiosissime vibrazioni che altrimenti andrebbero a rovinare il risultato finale.
Ecco, lo so che forse non è il massimo, ma con uno semplice smartphone si riesce già a fare qualcosina? Allora, la risposta è sicuramente sì, e mi riallaccio alla risposta appena data riguardo alla prima domanda. Ovvero, ho visto tantissime foto realizzate con uno smartphone, specialmente per quanto riguarda la Via Lattea. Ecco, esistono molte applicazioni che permettono, presenti sugli store, insomma, dei nostri smartphone, che permettono di gestire in maniera totalmente manuale la fotocamera, l'app fotocamera, e quindi ci permette di gestire la sensibilità alla luce, la messa a fuoco, l'esposizione totale e tutti quei parametri che sono fondamentali da gestire in maniera manuale. Questo perché? Perché se ci affidiamo all'intelligenza del nostro smartphone, quindi se ci affidiamo ad esempio alla messa a fuoco automatica, alla sensibilità alla luce automatica, tutto ciò che otterremo sarà una foto abbastanza brutta, proprio perché gli smartphone non sono stati progettati per realizzare questo tipo di foto. Anzi, addirittura se siamo già in possesso di un telescopio dotato di alcuni oculari, possiamo benissimo fissare lo smartphone, la fotocamera dello smartphone, far combaciare la fotocamera dello smartphone con l'oculare presente sul nostro telescopio. In questo modo possiamo a tutti gli effetti scattare foto attraverso il nostro telescopio utilizzando il nostro smartphone. Ci sono specialmente su Amazon tantissimi supporti, adattatori, quindi da smartphone a telescopio, e sono abbastanza accessibili, molto accessibili anche per quanto riguarda il prezzo. Soprattutto sono molto semplici da utilizzare. Io stesso ne ho utilizzato qualcuno, quindi io ve lo straconsiglio, insomma, se avete la possibilità di utilizzare già un telescopio con un oculare e avete uno smartphone, sicuramente ne avrete uno, provate anche in questo modo. È una tecnica che specialmente con un target come la Luna dà le sue soddisfazioni, almeno per quanto riguarda i primi scatti. Ecco, e per chi invece ha già una macchina fotografica e un telescopio, Come colleghiamo i due pezzi? Non è così banale, forse? Ok, allora, per poter collegare la nostra reflex al telescopio dobbiamo andare ad utilizzare degli adattatori che sono stati appositamente creati proprio per svolgere questo compito. Questi adattatori ovviamente non esistono in un'unica variante, ma ne sono stati create davvero diverse e molteplici. Dobbiamo prestare massima attenzione perché ovviamente neanche tutte le reflex sono le stesse. Abbiamo ad esempio una Canon, una Nikon, che sono dotate tutte degli attacchi proprietari, insomma, della casa. Quindi l'attacco della Canon non andrà bene per l'attacco della Nikon e così via per tutte le altre marche. Quindi dobbiamo trovare effettivamente l'adattatore reflex o comunque corpo macchina telescopio che faccia al caso nostro. Ce ne sono davvero a migliaia, sia su Amazon sia su tutti i siti, insomma, che vendono articoli astronomici. Quindi sostanzialmente cosa dobbiamo fare? Se abbiamo una reflex dobbiamo levare, quindi cacciare, l'obiettivo fotografico. Lato telescopio dobbiamo levare qualsiasi elemento sia di intralcio, quindi se abbiamo montato un oculare dobbiamo levare tutto quanto, dobbiamo lasciare l'ingresso al telescopio totalmente libero. E quindi poi, in un secondo momento, dobbiamo unicamente andare a collegare la reflex attraverso quindi questo adattatore fisico all'ingresso del telescopio che troviamo sul telescopio. E in questo modo, serrando le vitine che troviamo praticamente su ogni telescopio, riusciamo a fissare molto bene il treno ottico. Quindi riusciamo a fissare molto bene la nostra reflex provvista di adattatore apposito al nostro telescopio. A questo punto il nostro corpo macchina è a tutti gli effetti connesso e operativo. Poi è un po' facile dire foto effettivamente, perché quando vediamo quelle bellissime immagini di oggetti che visualmente
sono quasi invisibili, in realtà sono rappresentative di tantissimo lavoro che c'è dietro. Quindi, come si compone fisicamente un'immagine astronomica? Non è un semplice scatto. Allora, quali sono gli elementi che formano un'immagine astronomica? Allora, il nostro cervello ci porta a pensare in maniera molto intuitiva, vedendo un'immagine della galassia di Andromeda, ad esempio, oppure della nebulosa di Orione, che quella sia unicamente una foto, una singola foto. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così. Anzi, dietro le immagini dello spazio profondo c'è un enorme lavoro, a dir poco enorme lavoro. Proprio perché funziona tutto in questo modo. Un'immagine dello spazio profondo, ad esempio, come può essere un'immagine della galassia di Andromeda, non è il risultato di un'unica foto, ma è il risultato di decine, centinaia, se non migliaia, o anche di più, foto che ritraggono tutte lo stesso target, quindi in questo caso la galassia di Andromeda, che vengono sommate tutte quante insieme. In questo modo riusciamo ad ottenere un relativamente alto parametro per quanto riguarda il segnale, quindi tutto ciò che possiamo vedere, e abbassiamo tutti quegli altri parametri che rappresentano gli artefatti, ovvero gli artefatti sono tutti quegli elementi che possono rovinare la nostra foto, come ad esempio un artefatto molto famoso è il rumore, il famosissimo rumore, che appunto disturba enormemente ciò che possiamo vedere all'interno di una foto. Ecco, andando a sommare tantissime foto che ritraggono tutte quante la galassia di Andromeda, in questo caso, noi possiamo ottenere un'immagine fantastica con dettagli molto alti e artefatti molto bassi. Ora, tutte queste immagini, all'interno delle quali noi possiamo effettivamente vedere il target che stiamo fotografando, vengono chiamate light. I light, appunto, sono le foto vere e proprie. Tuttavia, proprio come esiste il rumore che noi possiamo tentare di abbattere facendo più foto possibile, esistono tantissimi altri artefatti. Però va detto anche che il rumore non ha un'unica causa, ma molteplici, e noi dobbiamo andare ad eliminare tutte queste cause che possono generare rumore e altri orribili artefatti. Come facciamo ad eliminare tutti questi artefatti? Attraverso i file di calibrazione, che vengono chiamati dark, dark flat, flat e bias. Ogni file di calibrazione prevede la rimozione di un determinato disturbo, quindi di un determinato artefatto. Ecco, quindi quando noi vediamo un'immagine, ancora una volta, di Andromeda, per esempio, quell'immagine è il risultato della somma prima di tantissimi light, quindi di tantissimi scatti dello stesso target, e successivamente della calibrazione con tutti questi file di calibrazione, per l'appunto, che hanno il compito di eliminare tutti gli artefatti. Quindi una singola immagine, in realtà, per essere realizzata, necessita di davvero molte ore, relativamente molte ore, poi dipende da immagine a immagine, di lavoro e di dati. Questo per quanto riguarda i target dello spazio profondo. Per quanto riguarda invece i target planetari, quindi i pianeti, la tecnica e il ragionamento che sta dietro è molto diverso. È sempre un ragionamento, sì, di somma di dati, ma ecco, in questo caso non esistono file di calibrazione, dobbiamo unicamente andare a procurarci tantissimi scatti dello stesso target. Vogliamo realizzare, ad esempio, un'immagine della Luna, dobbiamo andare a procurarci tantissimi scatti in rapida successione, realizzati in rapida successione, proprio della Luna, della stessa zona della Luna. Quali sono, secondo te, invece, gli oggetti più semplici? Cioè, se dovessi iniziare a fare fotografia, dove puntiamo la macchina fotografica o il telescopio per cominciare a prendere un pochettino la mano, i settaggi e quant'altro? Allora, quali sono i target più semplici con i quali iniziare? Sicuramente in mente mi vengono i due target con i quali ho iniziato io stesso, ovvero la Luna e la Via Lattea. La Luna perché è praticamente sempre visibile, ovviamente tenendo conto delle fasi, ma è un target sempre visibile, quindi avendo, non so, il nostro primo telescopio, il nostro primo setup, è visibile ad occhio nudo, a tutti gli effetti, però
quindi è relativamente semplice da beccare attraverso il nostro telescopio oppure attraverso il nostro smartphone munito di lente, ad esempio, oppure attraverso ancora il nostro corpo macchina, quindi la nostra reflex e magari un obiettivo fotografico abbastanza spinto. La Via Lattea invece è un target, oserei dire molto probabilmente il target dal quale si inizia il discorso astrofotografico, sia perché ha delle dimensioni apparenti relativamente enormi, in quanto è davvero difficile mancare la Via Lattea una volta che sappiamo dove dobbiamo andare a scattare, poi in determinati luoghi è anche visibile ad occhio nudo. Quindi ancora una volta abbiamo un target relativamente enorme che attraversa praticamente la nostra volta celeste e in alcune zone, in alcuni casi, è persino visibile ad occhio nudo. Quindi senza ombra di dubbio i target che io utilizzerei per iniziare il cammino nell'astrofotografia sono sicuramente la Luna e la Via Lattea, anche perché sono due target facilmente accessibili. Avremo bisogno unicamente di un treppiede statico, un normalissimo treppiede, e uno smartphone oppure una reflex o mirrorless, insomma, un corpo macchina. Bene, intanto grazie Mario, e vi ricordo che troverete le altre 5 risposte alle altre 5 domande che abbiamo preparato sull'astrofotografia sul canale AstroPic, quindi andate dall'altro lato e vedrete che oltre a quello troverete un sacco di contenuti utili per approfondire tutto questo argomento dell'astrofotografia ancora più in dettaglio. E mi raccomando, se proverete a fare qualche prima foto del cielo stellato, beh, mandatecela, saremo più che felici di vederla e di sapere di essere stati utili in qualche modo. Grazie a tutti e andate a vedere le altre domande sull'altro video.